Questo programma è offerto da... Siamo in diretta da... Benvenuti a Laicos, ancora Laicos che gira in lungo e largo questa provincia bellissima. Ci siamo spostati da Cesinali ad Altavilla. Innanzitutto buon Sabato Santo a tutti, buona Settimana Santa che sta per concludersi e chiaramente buona Pasqua, domani è la Santa Pasqua. Auguri a tutti i nostri amici di eh, Prima TV, ma anche chiaramente eh, gli amici di Telenostra, coloro che ci seguono sui canali. YouTube e sui nostri social. Michele, che fai? Abbiamo quell'appuntamento insieme, però non diciamo nulla a nessuno. Ti stai preparando? Assolutamente sì, pranzo, assolutamente Pasquale. sì, assolutamente sì. È arrivata anche mia sorella ieri. Oh, Quindi, bene, bene. in famiglia, sereni, un po' di agnello, Quindi. qualcosina ah, beh, il pranzo caratteristico. Quindi tu, invece, mi stai dicendo: aspetta, non cambia subito discorso. Quindi, mi stai dicendo che non ti avvicinare troppo, però da perché... ad Alta non assaggerai nulla. No, eh, Ti terrai a dietro sì, perché poi... devo tenere un po la forma per mm. eh, prepararmi per... vabbè, ma cioè, adesso vedremo, vedremo perché, perché adesso um, abbiamo deciso oggi poiché, poiché ci sono gli ultimissimi ritocchi al tavolo dei prodotti enogastronomici, abbiamo deciso di farvelo scoprire nel nostro secondo blocco, nella seconda eh, parte bene, di sì. Like in Tour, ma ne vedremo delle belle anche qualche piedino già intravisto <ride> e poi vi faremo capire di, di cosa sì, sì. però um, io ho visto anche dell'ottimo vino <ride> Eh, si vede eh, anche da qua E eh, ha eh sì. chiesto anche se ci sono i bicchieri certo. quindi siamo, siamo... Mi devo rifare, dopo il Vinitaly mi devo rifare Assolutamente sì eh, Dicevamo, continua la nostra cavalcata Laicos sì. in Tour alla scoperta di un paese Un paese eh, che Famoso, trasuda storia il paese dell Uzzurfo. Dell Uzzurfo. dello Zolfo ci sono eh, tantissime attività eh, culturali eh, Ne parleremo chiaramente con tutti i nostri amici Avremo associazioni, istituzioni, eh, il sindaco chiaramente con noi, eh, tanti produttori, tanti giovani, probabilmente anche qualche, vedremo qualche abito, qualche abito che già è esposto alle nostre, alle nostre spalle, alle nostre spalle ehm. e eh, già ci stanno facendo delle foto. Sembriamo quasi persone importanti. Mamma sembriamo mia, giornalisti di un certo spessore, peso: sì. Più o meno. Fa la simpatica ragazzi. Fa la simpatica come è sabato e sabato Tutti santo. I sabati, Anche il sabato santo, però ah, vogliamo far conoscere? No, poi? no. È facile Camina, così. No. Un attimo, ah, è troppo no. facile. Andate. Hai iniziato a dire eh, cosa mangi a Pasqua? Che fai a Pasquette e tu. Cosa mangi? Cosa prepari, anzi? Eh, raccontaci, raccontaci. Ai... Non lo so, mia suocera domani, che cosa mi fa trovare di buono. Poi io so chiede. soltanto che stanotte ho finito Poi di si impastare. Poi ci dice che le suocere, le suocere, le suocere. <ride> io stanotte ho finito di impastare i casatilli. perché io li faccio... E la redazione <ride> quando prova questo casatillo? L'anno prossimo. L'anno prossimo, ok, arrivato a questo punto non uh, uh, ho molte parole ancora, l'egoismo culinario di Emiliana Bolino ancora una volta vince e allora noi che cosa facciamo? Lanciamo la cartolina, scopriamo insieme, Altavilla Erpina A voi Famosa per le sue miniere di e per la presenza di uno dei più importanti giacimenti della campagna, rinvenuto alla fine del XIX secolo. Il territorio comunale che si estende su tre colli, Torone, Ripa e Foresta, dominanti la Valle del Bellola e del torrente San Giulio, conosciuta anche come Velia Valle del Sabato, è ben protetto alle spalle dalla cresta montuosa di Toro, San Sammango e Sassano. Le origini di Altavilla sono certamente antiche, addirittura c'è che Virgilio l'abbia menzionata nelle Neide con il nome di Poetilia. Certamente molto più tardi, nel 1882, Giovanni Verga ci ambientò il romanzo Il marito di Elena. Tanti monumenti e luoghi di interesse da conoscere dal Museo della gente senza storia, inaugurato nel 1997, che ospita numerosi reperti antichi che ci consentono di ripercorrere dalla preistoria all'età moderna la millenaria storia dell'importante centro della media valle del Sabato, posto a confine tra i territori delle province di Benevento e Avellino al museo intitolato ad Alberico Crescitelli missionario altavillese martirizzato in Cina nel 900 e canonizzato il 1 ottobre del 2000 da Papa Giovanni Paolo II al santuario dei Santi Martiri Pellegrino e Alberico tra gli eventi da non perdere il 18 agosto si svolge il Palio dell'Anguria caratteristica corsa dell'asino durante una sfilata storica commemorativa del breve soggiorno di Costanza di Chiaromonte del XV secolo. Il 24 e il 25 agosto si festeggia San Pellegrino Martire con la sfilata delle tradizionali squadre di battenti provenienti da diversi paesi confinanti con Altabilla. Altabilla rientra nella zona Doc G del vino greco di tufo e tra prodotti della terra ricordiamo nocciole, noci, mele, tra cui la mela bianca e la mela nurca e l'uba. Fammi capire. Michele, stai di nuovo con il cellulare in mano. Che è è distratta, eh? Sì, Sei mi distratta sono un oggi? Distratta. Sei Ho distratta? Visto una cosa mi sono distratta? Assolutamente. Scusate, sono con il cellulare per il mm. semplice motivo um, sto per uh, Cercare sul mio cellulare i programmi delle due fiere che ci vedranno uh, protagonisti che sono la fiera di Venticano, Venticano. che partirà nella prossima settimana mercoledì. mercoledì e la fiera di Calice che partirà l'altro mercoledì. Non, ci fermiamo, non ci fermiamo, sarà una dieci giorni non sì, stop, sì, sì, sì. con programmi divertentissimi nelle due um, campionarie. Ci saranno tanti giovani, tanta musica. Tanta storia, tanta agricoltura, tanta cultura, e no tanta e no... ci sono io <ride> esatto. uguale enogastronomia. Qua arrivano anche tante belle ragazze. E chiaramente sì. ci sono io, tante belle ragazze. Hai capito ragazze. perché io mi sono distratta? Stavo pensando a te. Eh, in quel mi momento. dovevo distrarre io. ma, <ride> e no, ma io Con chi siamo adesso noi? Con il sindaco, con Abbiamo... il padrone di casa, con Mario. Salutiamo Vanni. Salve Sindaco, Mario Vanni. Salve Sindaco, Salve. come va innanzitutto? Bene, In questo momento devo dire. Eh... Stiamo realizzando un po', in vista pure delle prossime elezioni, le, gli obiettivi raggiunti in questo mandato di cinque anni. E francamente, la cosa che mi ha fatto piacere è, è stata questa riuscita di questa manovra a sviluppo Artavilla, che ha consentito alle aziende. Di, eh, diciamo, di funzionare una vecchia eh, realtà produttiva come la Incea Ex Vavid che produce igienico-sanitari si è riorganizzata e ha recuperato un eh, fetto di mercato dando anche occupazione. Questo per me e per noi dell'amministrazione è un motivo di grande soddisfazione e ci auspichiamo che ci siano esempi in futuro che possono emulare questa buona pratica. Sindaco, ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori dove eh, ci state ospitando, eh, è una bellissima struttura antica. Sì, questo è il chiostro dei Virginiani, attualmente è sede del comune perché Altavilla ha una storia che eh, insomma, si perde nella notte dell'Alto Medioevo, diciamo che è un paese che ha affascinato viaggiatori che vanno da San Bernardino a Giovanni Verga, alla regina Costanza, eh, Papa Orsini ha, è venuto spesso in questa località che è stata diciamo, eh, governata dalla famiglia De Capua, eh, grandi feudatari, eh, diciamo, figure eh, autorevoli del regno. Di Napoli, delle, delle due Sicilie, eh, che hanno una storia importante e che hanno portato Altavilla ad avere un piede nella storia dei grandi eventi nazionali. E alle nostre spalle possiamo anche intravedere sì, una parte del museo, museo, vero Michele? Certo. Il È il museo, museo. della gente senza storie. Un museo che accoglie i reperti rinvenuti durante i lavori di restauro della chiesa. È interessante diciamo, l'ultima iniziativa che l'amministrazione ha intrapreso: legata al recupero di un antico fagiolo risalente a 200 anni fa, affidato all'Università delle Marche per l'estrazione del DNA e per l'individuazione della tipicità locale. Sindaco, voi puntate molto sulla cultura ma anche sulla storia della vostra comunità ci sono vari eventi, come stiamo dicendo, durante tutto l'anno che ricordano appunto la vostra preziosa storia. Certamente Altavilla eh, cerca di riscoprire le tradizioni, cerca di rivalutare un po' il suo percorso storico, però lo fa anche con un occhio eh, verso il futuro, perché eh, abbiamo diciamo, sul territorio realizzato delle importanti iniziative eh, che eh, cercano di preservare. Questa, questa zona. Abbiamo un centro servizi che ha da poco realizzato con i fondi della Regione Campania per un importo di circa un milione e mezzo. Che oggi ospita un centro di monitoraggio per la qualità dell'aria eh, e dell'ambiente. Lo abbiamo chiamato il Voliero in omaggio alla macchina volante di Federico Capone. Ed è eh, sicuramente uno strumento che ci consentirà di eh, preservare il nostro territorio, cosa che abbiamo fatto anche. Anche eh, cercando di salvaguardare l'acqua pubblica che è un principio al quale l'amministrazione si è legata fortemente e che ha portato nelle sedi giuste la propria posizione e soprattutto eh, la battaglia diciamo, che vorrei sottolineare è quella delle nostre comunità, non solo di Altavilla, legata alla, al biodigestore. E questo eh, Ci ha permesso di eh, salvaguardare le realtà esistenti, gli imprenditori economici che hanno investito in questo territorio con iniziative legate alla ambiente, all'agricoltura e alla produzione tipica e devo dire che ultimamente un imprenditore ha avviato un processo di affinamento di uno spumante locale che avrà la denominazione Altavilla e che sarà diciamo, realizzato nelle dispense, nei locali del Palazzo De Capo, questa antica dimora della famiglia De Capo che risale al 1500. Ecco Sindaco, lei prima ha parlato chiaramente della battaglia per il biodigestore, uh, le comunità sono state unite anche per difendere le produzioni uh, locali certo. e quindi l'enogastronomia e quindi il turismo enogastronomico certo, certo. che può essere appunto un volano di crescita. Certo. Noi lo diciamo dalla prima puntata che è andata in onda a Bagnoli Irpino che l'enogastronomia e il turismo enogastronomico e chiaramente quello storico, culturale, architettonico può essere la, uh, il rilancio di questa terra. Però perché non si riesce a fare rete sul turismo, come si fa rete spesso e volentieri su altre questioni importanti, sociali, come quella del biodigestore, la difesa del biodigestore? Ma credo che ci sia spesso eh, noi paghiamo lo scotto di un cortocircuito istituzionale tra enti preposti alla gestione del territorio, per cui eh, capita che le dinamiche che naturalmente nascono sul territorio e che eh, immaginano una prospettiva anche economica come quella che eh, voi avete appena eh, rappresentato poi non incontrano eh, le politiche di sviluppo programmate dall'ente Regione, soprattutto che immagina in questo territorio soluzioni che non siano confacenti con lo sviluppo che autonomamente il territorio propone. Ed è proprio questo il punto sul quale noi ci stiamo cercando di ragionare, proponendo delle eh, iniziative che vanno nella direzione dell'associazionismo tra i comuni, tra le realtà Perfetto. economiche e tra tutte le tutti i soggetti che sul territorio operano e che vogliono continuare ad operare. A che punto siamo con questa iniziativa? Sì? Abbiamo eh, in corso una proposta per la realizzazione del distretto rurale, i comuni eh, della Valle del Sabato hanno già realizzato un'associazione, eh, formalizzato un'associazione di comuni e c'è anche in Regione Campania un disegno di legge sul distretto minerario perché questa è una comunità che ha conosciuto il sacrificio del minatore. Bene. Perfetto. Emiliana, qualche altra domanda al nostro no, sindaco? No, sto vedendo che chi ha aiutato l'AICOS ad organizzare questa puntata ha È anticipato andata... una fetta anche del Palio dell'Anguria, che si tiene solitamente ad agosto. Quindi ci sono delle bellezze. Assolutamente. Ah, però, assolutamente. Tele, sei rimasto... no, no, io guardavo, eh? non vi che, offendete, che ma guardavo la nostra telecamera non potrà. Ehm, guardavo più il tavolo, devo essere sincero, perché a quest'ora sotto Pasqua quindi. Non hai fatto colazione? No, perché si accoppia il fatto che uno a Pasqua è più serio, più buono, con cioè, il sicuro. fatto che ieri abbiamo fatto digiuno, quindi abbiamo. Sindaco, lei ha fatto il digiuno ieri. Sì, 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 come tutti insomma, noi abbiamo osservato le regole. Tu hai eh, fatto il digiuno. Io ho fatto il digiuno e abbiamo testimoni. testimoni no. Non ho digiuno. Guarda, ho rispett... vicino alla telecamera ho ci sono delle così. regole, però io adesso eh. devo riprendere il mio telefonino. Io ce l'ho di là, se puoi no, no, lo, no, no, lo, lo vado devo, a prendere anche il devo mio. Devo fare eh. una cosa importante. E che devi fare, Mo? Devo fare una cosa importante. Allora, no, mi sono arrivati dei fare. messaggi. Cioè, sì, ecco andiamo, siamo social, andiamo. Ah, ecco. eh, io lo sapevo. Lui è l'uomo social. A chi stai messaggiando? Mi dice questa. Collega <ride> e, e manda il sorrisino. Vi sto guardando, grazie. E poi mi dice: Dopo un occhiolino, mm? Emiliana sta proprio in forma. Indovina chi è Carmen? No, Michela, brava ciao. Michela, ciao un, bacione. un bacione a Michela Attanasio che ci sta seguendo da casa. Oh, Buona Pasqua a te al tuo Simone, al tuo Daniele, a tua, tutta la tua famiglia ma soprattutto a te buona a Pasqua te, ti vogliamo bene ok parentesi, ah, parentesi familiare okay. di prima tv sì. e tele nostra come sì. al solito Emiliano si emoziona perché c'ha un cuore d'oro Solo, soltanto con me Sindaco Emiliano è cattiva. <ride> è, 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 è brava. Guarda che il sindaco mi conosce bene. Sindaco, non... Il suo messaggio anche in uh, vista della Pasqua, il suo messaggio alla uh, comunità di Altavilla, ma soprattutto all'Irpinia. Perché uh, noi abbiamo avviato questa trasmissione che ricordiamo, è, uh, riprende già la trasmissione Laicos del collega Enzo Di Micco, uh, Enzo di Micco esatto. che. Proprio prima il Sindaco Altavira. diceva che eh, siete stati già nostri ospiti per la trasmissione Laicos, L'abbiamo um, messa in sinergia con la trasmissione Un'Estate in Tour. Che <ride> cioè... vi, faremo sapere, vi faremo sapere, ma sicuramente ci vedrete sì, in diretta. Sì, la stagione televisiva è lunga: molto lunga. Proprio per far raccontare a voi la bellezza dei vostri paesi, ma la bellezza delle Irpini. Le è bella, Sindaco, certo. e questo devo dire. Eh... Di recente abbiamo riscoperto un autore di storia locale, Severini, che parlava proprio della nostra provincia di Altavilla e dei comuni vicini e la definiva la Svizzera italiana. La nostra Irpinia ha tanto da dire e rappresenta una vera alternativa alla congestione del centro urbano. Dovremmo però farla conoscere meglio. Eh? Certo, Assolutamente. Certo. Perfetto. È arrivato, È arrivato anche il padre, direttamente dalla... Prego, prego. Buongiorno. buongiorno Don Livio Buongiorno, Don Livio, salve Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Allora Don Livio stavamo, abbiamo fatto I saluti finali del sindaco eh, Per la Pasqua eh, Mi dicevano che lei Era mh, agli ultimi preparativi per... eh, beh, Penso che un po' come tutte le comunità Parrocchiali ci stiamo preparando Per la veglia Pasqua I riti della settimana santa per noi sono Particolarmente impegnativi Ma suggestivi per la bellezza dei segni e dei simboli che taltronte ci mettono in contatto con, con tutte quante le comunità parrocchiali che portano tra la messa in cena domini, la passione del Signore con i, le passioni viventi e soprattutto con le processioni del Cristo morte e della Madonna addolorata sono segni suggestivi della sensibilità tradizionale delle nostre comunità eh, parrocchiali nei comuni dell'Irpinia. Altavilla poi c'è una tradizione particolarissima, soprattutto perché viene fuori dalla confraternita, dall'antica confraternita del Corpo di Cristo, che era una delle importanti istituzioni qui nella nostra Altavilla. La confraternita non c'è più, però le tradizioni ecco, sono, sono rimaste. Però ci stiamo preparando questa notte per la Viglia Pasquale e poi, diciamo, anche poi celebrare la Pasqua nelle nostre comunità. Con tutti, diciamo, i connessi e gli annessi che ci sono intorno, soprattutto con i cibi, penso che di questo ne avete già parlato. Una eh, assolutamente eh, una veglia che sarà ispirata anche dalle parole di Papa Francesco che ieri sera alla Via Crucis ha ricordato soprattutto a chi, un grido di aiuto del Papa per le persone più in difficoltà, per i bambini, per i migranti, per la tratta della prostituzione. Sì. Eh, qual è il suo punto di vista? Chiaramente eh, converrà con il massimo esponente della Chiesa. Beh, io mi sono trovato ieri sera con l'ultima parte della Via Crucis al Colosseo, soprattutto con la preghiera che il Papa ha fatto alla fine. Per la verità ci siamo trovati in sintonia, perché celebrare la Via Crucis nelle nostre comunità, portando la statua dell'Addolorata e la statua di Cristo morto per le strade delle nostre comunità, significa entrare in comunione con le croci delle famiglie perché la passione di Cristo non è altro che la sintesi di tutte le passioni degli uomini, e anche con dove c'è l'uomo che soffre c'è Cristo che patisce. La preghiera del Papa dove ha diciamo, unito le croci del mondo con la croce di Cristo, però dobbiamo guardare questo anche in prospettiva della resurrezione. La resurrezione significa eh, l'impegno degli uomini di buona volontà ad essere segno di speranza e segno della pace. Sì, constatare le difficoltà è importante, però ehm, l'impegno affinché queste difficoltà, queste croci vengano alleviate, nite. Anche Gesù Cristo nel cammino verso il Calvario ha trovato persone che, che gli hanno dato solidarietà. Il Cireneo, le Piedonne, la Madre, il Discepolo, il Centurione. Sì, c'è stato il, il clima di ostilità, però c'è stato anche un clima di solidarietà e di sostegno. E beh, noi come comunità cristiane siamo chiamati a questo, siamo chiamati a questa solidarietà con le croci del mondo, soprattutto in questi tempi. Soprattutto in questo periodo in cui c'è tanta difficoltà anche nelle nostre comunità, in cui le famiglie hanno bisogno di speranza e di incoraggiamento. La Chiesa come le istituzioni ha un ruolo fondamentale, soprattutto in piccole comunità come quella di Altavilla Irpina. Il ruolo della Chiesa ad Altavilla Irpina, qual è eh, la vicinanza, ah, soprattutto ai giovani, a coloro che forse oggi hanno poche speranze? Sì, eh, innanzitutto c'è bisogno di una sinergia, che qui c'è sempre stata per la verità. Uh, le agenzie sul territorio devono lavorare sempre in sintonia e, e in sinergia. C'è il sindaco e c'è una sintonia soprattutto di una unità di intenti nel costruire questa comunità civile e religiosa. Ecco perché tantissime iniziative vengono prese eh, insieme, si, si ragiona sopra insieme e si creano anche obiettivi, obiettivi comuni. Più che Chiesa a me piace parlare di comunità parrocchiale, perché la Chiesa, se non me ne vogliono, è vista un po' sempre come una istituzione, la comunità parrocchiale invece è una realtà di persone è una e una famiglia, esattamente, una famiglia che rispecchia anche quella che è diciamo, l'incarnarsi nella società civile, con uh, i pregi, i difetti, le difficoltà, ma anche tante energie che ci sono e che bisogna mettere in campo, con la scuola, con l'amministrazione comunale. Con il sindaco, con tutte le agenzie che lavorano sul territorio, si cerca di creare questa sinergia per raggiungere un lavoro di insieme e certamente dare quella serenità a queste piccole comunità che hanno bisogno. Altavilla è ancora un grande centro, supera i 4.000 abitanti qua nel circondario, dunque fa ancora paese che ruotano i paesi satelliti. Certe volte però. Il bene, le iniziative comuni, il bene che cresce passa un po' sotto silenzio, vengono risaltate, mi si passi un po' questa nota polemica, fa rumore molte volte un albero che cade ma una foresta che cresce nel silenzio invece viene così. Passa sotto silenzio e Altavilla è una foresta che cresce sotto tanti punti di vista. Anche con i giovani, Dolivio? Con i giovani, sì. I giovani si cerca di, di lavorare, di creare un futuro e di costruire qualcosa. Ad Altavilla, da qualche anno, è sorto il gruppo Scout, c'è l'oratorio ANSPI. Si cerca di lavorare con i giovani, di essere vicino ai giovani senza niente a pretendere. Si cerca di essere compagno di viaggio nelle iniziative che vengono fuori. Ci vorrebbe maggiore incoraggiamento, maggior impegno da parte dei, dei giovani, perché c'è bisogno anche di una collaborazione attiva nelle nostre comunità, in cui la, panza, in cui la percentuale alta inizia ad essere quella degli anziani. Il suo messaggio prima della prima pausa pubblicitaria, eh, ringraziamo il sindaco che poi sarà sicuramente sì, alla fine con noi per abbandona. i saluti finali. Dolivi, <ride> il suo messaggio per la Pasqua a tutta l'Irpigna, non soltanto all'Altavilla: a tutta l'Irpigna, alla terra che amiamo. Io sono Irpigno, sono qui di Altavilla Irpigna, dunque è una terra in cui affonda le mie origini, la mia vita e mi trovo a fare il parco nell'Irpigna. Quello di trascorrere una Pasqua nella serenità e di riscoprire il gusto di stare in famiglia di stare nelle famiglie perché la Pasqua è innanzitutto una festa della famiglia e soprattutto di vivere eh, la celebrazione della Pasqua con la Messa della Resurrezione. Io dico sempre sì, dobbiamo farci gli auguri di buona Pasqua, però di aggiungere buona Pasqua di resurrezione nel Signore, che sia non solo, non solo un evento da celebrare ma anche una, un evento che diventa esperienza nella risurrezione di ogni giorno, soprattutto nello stare vicino a chi ha bisogno. Grazie ad Olivio, grazie al sindaco. Noi andiamo in pubblicità, ma non cambiate canale perché adesso ne vedrete delle belle, in tutti i sensi. Pubblicità. A tra poco. Ti sei spostato, chissà perché. Eh? Come va? Eh, come va? Questa è la parte più bella per lui, è vero? Che dici, Michè? Tutto ok. Scusate le spalle. Eh. Di. Eh. 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 E Ma non stai a digiuno, e, e, eh, guarda dietro, dietro. Eh. hai visto? Eh. Te l'avevo ah, detto che abbiamo iniziato a fare il paglio dell'anguria <ride> quest'anno Questa è, è in la storia antissima. di Laikos. È vero? Che vogliamo fare? In che senso questa è la storia di Laikos? Le, le, mm. le sofferenze di Laikos? Le sofferenze di Laicos? Soffro, soffro tantissimo che a Laikos. Adesso eh, sei un uomo fortunato perché sono queste soltanto le tue sofferenze. Sei un uomo da invidiare. Sì, me lo dicono tutte le donne, lo so. Eh? Che Fa caldo, eh? Che vogliamo? Inizia fare? a fare caldo? Che vogliamo? Vogliamo continuare a scherzare? No, vabbè. Eh, se, dobbiamo fare sempre seri, mamma. Seri, ma ti rendi Beh. conto che il corto... Il corto? Continua a dire, mi raccomando, serietà, mi raccomando, serietà, mi raccomando, serietà. vabbè, dopo, telecamere spente, ci parlo io col corto. Ci parli tu? Io sì. voglio, parla voglio con chi parlare, però. Iniziare. Venite, venite. Ma è venuta... Perché c'è tanta gente. Una voglia, mi è venuta una voglia di parlare con, con il gruppo Scout. Scout. Assolutamente. Oh. e Roberta. Prego. Eh, lei sapevi oh. come si chiamava? Sì, no. l'ho chiesto io prima come vi chiamate. <ride> tu hai ascoltato e l'ha scritto. Lei c'ha la scaletta, io no. Sintesi, voi certo. donne, poi donne. Chi è Olimpia e chi è Roberta? No. Aspetta, Olimpia, no. Roberta. La, la cara Olimpia ha fatto l'occhiolino con quest'occhio ad Emiliana. Si sono capite al volo. Noi uomini queste, questa prontezza non ce l'abbiamo. È inutile che vogliamo dire. Dai, però te li a lascio. Te. No, 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 a te. e sono donne. A di te. solito intervisti a le donne. Te. Ho detto tu. a te? No, Vado no. Non mi allora, Gruppo Scout di Altavilla Erpina ha un ruolo fondamentale per la comunità. C'è cioè un'aggregazione di giovani che li seguite da piccini, ovviamente. In questi giorni di, di um, festa siete ancora di più impegnate? Che cosa avete organizzato per la Santa Pasqua? Allora, abbiamo partecipato a tutte le, le manifestazioni ecclesiastiche. Alla, ieri sera alla processione sia con i lupetti, con i piccolini che con i ragazzi del reparto. Poi eh, andremo in chiesa domani liberamente perché hanno insomma, necessità di andare anche con le famiglie. Stasera i ieri sera stasera? E, eh, stasera? no, stasera non ci stiamo preparando per eh, il campo primaverile il San Giorgio che faremo con con i ragazzi del reparto, invece Roberta... Noi faremo la caccia di primavera in, nei prossimi giorni con i lupetti, che sono circa 30, vanno dagli 8 agli 11 anni, e sono contenti perché usciranno senza i genitori per tre giorni. <ride> Hai capito? No. Noi invece andremo ad Agropoli. Ecco, vedi? Tu vuoi andare, tu vuoi andare? Lui in montagna. In montagna o a mare? Vicino a me lupetto. Un lupetto un po' cresciuto. Vedi come ride, vedi? Un po cresciuto. Vedi come ride? No, è importante proprio il ruolo degli scout perché è un'associazione che aggrega tanti giovani. I bimbi come si avvicinano al gruppo? I bimbi sono contenti, iniziamo con una sorta di famiglia felice, quindi all'inizio giocano, si divertono e stanno insieme a noi. Poi eh, se vediamo che al bambino piace la famiglia è d'accordo eh, perché iniziamo un percorso che facciamo insieme alle famiglie, quindi c'è collaborazione tra la Chiesa perché noi siamo un gruppo a Gesci, quindi siamo eh, un gruppo no? cattolico, quindi se la famiglia è d'accordo continuiamo con il percorso e fanno tre anni nei lupetti e poi passano da noi al reparto, fanno altri 3-4 anni. E poi vanno al clan. Noi attualmente ancora non lo abbiamo il clan, stiamo aspettando che crescendo mano a mano diventino clan. Come è, com è nato il gruppo? Di chi è stata l'idea, sì. come è stato portato avanti? Il gruppo è nato dall'idea di due ragazzi, Alessandro e Luca, che erano stati da piccoli lupetti a loro volta e eh, dal loro entusiasmo, dal loro coinvolgerci, eh, siamo riusciti insomma adesso da sei anni che siamo qui sul territorio e siamo riusciti a coinvolgere dai bambini fino agli adulti perché avevamo bisogno di capi, quindi abbiamo tirato dentro un po' di. Anche da, dalle altre associazioni, per esempio, Roberta, come me, fa parte anche di un'altra associazione che dopo vedrete che si chiama Antico Borgo, oppure altri fanno parte della Misericordia, della Pro Loco. Insomma, ci diamo una mano tra di noi. Cosa mangiano gli scout? <ride> perché hai fatto questa domanda? Chissà perché lui fa questa oh, domanda? Ma perché tutti ridono, soprattutto? Vabbè, come andiamo? Allora, mangiano un po' di tutto cerchiamo di fare cose sane genuine, però a volte insomma c'è la fiesta dove facciamo anche la pizza, le patatine, la coca cola che non si dovrebbe dare, però insomma... non strappa la regola ogni tanto dai, sono sempre bambini Io mi sono strappato dappertutto da... <ride> Tu fai strappi alle regole dalla, Prego. dalla nascita Prego. secondo devi me. devi essere seria oggi Ando, hai capito? Una... <ride> mamma quanto sei brutto antipatico. Vabbè brutto sì antipatico con noi. Eh. <ride> Abbiamo parlato del ruolo importante degli scout, come vi rapportate con le istituzioni presenti sul territorio, al di là ovviamente della Chiesa, che c'è proprio un legame diretto con la Chiesa? E il sindaco è molto partecipe alle nostre attività, eh, ci fa sentire il suo calore sempre, quando può aiutarci ci aiuta al 100% e i bimbi quando abbiamo delle belle giornate come queste a volte li portiamo a far vedere il comune o tutte le altre eh, cose belle che abbiamo ad Altavilla, tipo la fontana che hanno ristrutturato sotto l'amministrazione Vanni. E, e Tutte queste cose, quindi il sindaco e tutta l'amministrazione è contenta di questo progetto che stiamo portando avanti con gli scout. Noi sappiamo benissimo che i bambini sono molto, ma molto curiosi, quindi l'approccio, il primo approccio, qual è la domanda spontanea del bimbo che vi rivolge, perché vi vede con i calzoncini, con questa casacca? Cioè, ci sarà qualche domandina? Non A so, che ora avete... si mangia? Esatto, <ride> vedi? vedi. Ci ho sempre ragione, ve chiedi, è qui la domanda. A che è là devo fare i pipì? <ride> è sbagliato vedi? quella è la seconda però oppure Akela devo bere Akela devo bere a Chela, sì. che sarebbe il capo, il capo eh, infatti allora ricordiamo un po' i nomignoli sì, i nomi che dica, avete okay. i nomi principali della, noi abbiamo della i nomi giungla. della giungla abbiamo Achela che è il lupo Baghira che è la pantera nera Balu che è l'orso e uh, abbiamo Ka che è il serpente Abb poi abbiamo dei nomi un po' più piccoli tipo io che sono Ikki che è un ah, porcospino Ikki. abbiamo Chil che è un avvoltoio Mor che è un pavone poi c'è Mamaraksha che è invece e un altro lupo. Ma il libro della giungla io lo leggete, glielo raccontate un po' la storia? Sì, 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 sì leggiamo i, i passi più importanti quando ci avviciniamo, soprattutto alle cacce. Abbiamo fatto la caccia di Baghira, la caccia di Ica e adesso facciamo la caccia di Primavera, che è praticamente la caccia al fiore rosso che è il fuoco. Ma c'è proprio la giungla in miniatura, anche voi. Io sono Noi stata in, in un gruppo scout dove c'era proprio dovevi camminare proprio a gattore per entrare. No. Che animale facevi? No, la curiosa. Ah, okay. Facevo la curiosa. Abbiamo la tana dove appunto ci sono tutti i personaggi raffigurati. Ah. Abbiamo uh, l'erba che rappresenta un po' la giungla. Ma il mio amico collega è un po' grandicello, no? Per fare uh, il, il lupetto, però no. Non lo volete? Non potete fare Baloo, l'orso. No, ecco, <ride> Baloo, no. L'avevano già suggerito. Chi Ma ha suggerito? Chi è... Ma... Ah okay. no, aspetta, io okay. sono curiosa. Eh, Baloo, eh. secondo sì. te perché ti è venuta questa Ce Eh, spilato. la faccia da orso, no? C'è l'ha, eh? Un orso <ride> sì. Poi lo staccogli tutti, no? Quindi eh? è bello. Tanti siete, un orso tenero, tenero. Siete tenero. gentilissime. Baloo. La paghi dopo. Baloo. Ma ba Io... Ah, Ah è vero, lei è la balù quindi vedi Balù. vedo il mio posto va bene No, 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 no <ride> non mi permetterei mai Non ci possono essere due balù. Vi vedo bene insieme no? no, no. Grazie eh, Sono tu... un caso disperato, non è che ci provi Sono un caso disperato okay. Ma loro no, non lo sanno Torniamo perché Seri, faccio così seri. Ringraziamo sì, Olympia, eh, Le amiche Roberta, del gruppo Scout Lascia siamo a te invece... la telecamera via. Sì, siamo Vai. invece con Mario Villani Esatto. Uno storico, un personaggio entrando qua, Mario Villani ci è stato detto la storia di Altavilla, è esagerato. Diciamo... Qualcuno poi ha detto tre quarti di storia, e tu hai detto: eh, sì, sì, ok, vabbè, okay sì. Vabbè, su questo ci siamo. <ride> Perfetto. Ma molto è dovuto all'età, eh, chiaramente essendo ormai arrivato ad un'età avanzata, eh, tutto quello che è stato fatto in precedenza ti porta ad essere i tre quarti di storia insomma, per, tante, per tante cose che sono state fatte ad Altavilla. Eh, mh, ci sono delle cose. Eh... Storiche importanti di cui può parlare poi la dottoressa? Assolutamente, poi andiamo. Io... E si tratta del, del, poi delle, delle miniere di tufo del senatore Capone. Diciamo che mh, il mio è un aspetto più ludico Perfetto. perché mi mm. sono occupato delle manifestazioni, degli eventi che sono, sono stati organizzati. E allora, io proporrei, poiché sono tantissimi gli amici che si, ci seguono, eh, parliamo di due manifestazioni adesso e di altre due più tardi. Adesso vorrei parlare della nostra. La Notte delle Streghe e eh, dei battenti, va bene? Senz'altro. Allora, la, la Notte delle Streghe, questa è stata proprio frutto di una ricerca fatta, essendo io eh, stato per molti anni direttore dell'archivio notarile di Napoli, mh, con dei documenti che riguardavano il vescovo Barbato di Benevento e praticamente eh, si è scoperto che eh, esisteva davvero il famoso noce di Benevento di cui si parla la, la notte delle streghe e che questo noce è stato poi distrutto dal Vescovo Barbato che naturalmente lo considerava un, un esempio del diavolo eh, alla fine del Quattrocento eh, quindi è stata una, 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 leggenda, non una leggenda, ma una tradizione proprio per tutto il, per tutto il Medioevo, eh, fino al Rinascimento, e da questi documenti, appunto, è risultato che la eh, collocazione di questo noce di Benevento era nelle vicinanze dello stretto di Barba, che si chiama così proprio dal vescovo Barbato, e che si trova proprio tra il comune di Altavilla e il comune di Chianche. E uno spiazzo che sta proprio alla, alla fine del comune di Altavilla, dopo il Ponte dei Santi, verso il comune di Chianche, è probabilmente proprio lo spiazzo dove sorgeva il noce di Benevento e quindi dove si svolgevano i sabba di cui si parlava a proposito delle streghe nella notte di San Giovanni, la notte del 24, del 24 giugno, quindi tra il 23 e il 24 giugno. E, ehm, a questo proposito c'è anche una, una, una favola popolare, la favola del Gobbo di Altavilla, cioè un Gobbo eh, che venendo da Benevento ad Altavilla eh, in, in quella zona incrociò, eh, secondo appunto questa, questa favola, eh, un, un convegno di streghe e, e ritornò ad Altavilla. E so Troppo lungo spiegarlo naturalmente, ma insomma, eh, ritornò sconvolto ad Altavilla dando prove dell'esistenza di questo convegno eh, stregonesco. E quindi eh, tra, nella notte tra il 23 e il 24 giugno, eh, da alcuni anni, la proloco di, di Altavilla, grazie al presidente Pietro Rosato, organizza appunto una, una notte delle streghe dove c'è un, una specie di processo come si faceva una volta a delle ragazze che sono, che sono vestite da, 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 da streak, appunto, con quelli che erano gli anatemi, gli, gli argomenti che venivano portati in questi processi contro. E, e, e poi in un'altra manifestazione, Le Vie della Regina, di cui poi parlerete con l'associazione delle Vie della Regina, quest'anno è stata proprio riproposta eh, teatralmente la favola del, del Gobbo di Altavilla, così come... Come protagonista era intervenuto in precedenza nei processi della Notte delle Strieghe organizzate dalla Proloco. Quindi questa è diciamo, la, la Notte delle Strieghe che sembra una cosa così lontanissima, ma in realtà insomma, questo noce esisteva ed esisteva qui. Insomma. Perfetto. I battenti? Sui battenti, i battenti è un'associazione nata nel 1947, qui naturalmente Don Livio può essere più, più preciso di me perché è un i battenti di San Pellegrino, un'associazione un che è simile ai, ai fuienti a, 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 a altri gruppi che si trovano a Pomigliano d'Arco, per e la Madonna, Madonna. dell'Arco, oppure a Benavento, a Guardia, eh, battenti perché si battono il, il petto to insegno di 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 Purificazione di, per chiedere misericordia, per chiedere perdono dei, dei, dei propri peccati e quindi è un'associazione legata a San Pellegrino Martire, perciò dicevo d'Olivio eh, potrà meglio dire San Pellegrino eh, è venuto ad Altavito, cioè sono state portate le reliquie di San Pellegrino alla fine del Settecento, quindi più di, di, di 200 anni fa da, da padre Crescitelli, e, eh, poi adesso c'è il santuario che è stato intitolato a San Pellegrino e a Sant'Alberico Crescitelli. Un altro santo eh, che, è nato, che è nato proprio ad Altavilla, e, e, e quindi nella, nella, nella processione di San Pellegrino eh, ci sono questi battenti con i loro costumi: e quindi il pantalone bianco, la nella cannottiera bianca con la fascia rossa che a piedi scalzi. E adesso nota di colore, eh, sui, eh, sui San Pietrini del Corso Garibaldi è anche difficile correre a piedi scalzi, tra l'altro con questi San Pietrini caldi nella mattina del 24 agosto, però è veramente spettacolare. Ci sono eh, le squadre dei battenti che vengono anche da altri paesi e che sono devoti di San Pellegrino e poi chiude la squadra di Altavilla con eh, il, il Giglio, che non è un vero e proprio Giglio, ma insomma un. Una costruzione molto, eh, molto folcloristica, eh. molto bella, insomma. Ecco. Perfetto. Noi torneremo più tardi. Adesso ci spostiamo di nuovo nei pressi del tavolo, perché io senza mangiare non posso stare. Cominciamo e eh, eh, facciamo eh, i seri. Va bene. Chiamerei Alberico Passallo qui con noi. Mm. Eh. Tu inizia l'intervista, cioè mi lasci un po' di spazio. Voglio... Vieni qua, vieni, 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 Alberico. Vieni. No, io mi metto vicino a lei, <ride> Okay. Già da parte, sì. Sì, parte sì, però c'è un problema di telecamera. Ah, cioè, ecco, mia... allora vengo a favore di telecamera. A favore di telecamera, ok? Va bene qua va bene qua. Va bene qua. Eh, Emiliana, allora Alberico eh, dell'associazione Antico Borgo Altavilla Innanzitutto lo voglio ringraziare perché è stato la mente di tutto questo. Ringraziamo il Sindaco, chiaramente che ci ha voluto fortemente ad Altavilla, però Alberico. Eh, non ti dico in quanti giorni, perché si tra, trattasi di ore, <ride> ha risolto un po' tutti i nostri problemi qui ad Altavilla, ti ringrazio. Sì, um, ha continuato fino a poco tempo fa, po', a, a fa. Okay. Alberico, la vostra associazione di, si tra, di cosa si occupa? Mi corre l'obbligo di fare una premessa, Mario ti ha già anticipato che lui è un po' la di un gruppo, non è in solitario, questo gruppo Già negli anni '70 era attivo e diede vita a, a, a tante manifestazioni che poi si sono continuate e sono radicate nel territorio altavillese con Pietro Rosato e con tanti altri amici. Quindi anche la mia competenza che tu hai potuto constatare deriva da anni e anni di frequentazioni, con, eh, di dimestichezza con queste cose. L Antico Borgo nasce proprio per valorizzare. Quello che era il nucleo storico del Paese, che fortunatamente fino al terremoto si era conservato quasi intatto, poi è stato parzialmente stravolto da questa colata di cemento che ha rappresentato il terremoto perché erano casette molto molto eh, diciamo spartane, con una stanza sotto, una stanza sopra, la stanza sotto. Alcune volte non c'era, ma era per gli animali, quindi per l'asino, il maiale, molte volte le pecore dormivano sotto eh, al letto del, del proprietario. Anche per riscaldare l'ambiente. Anche per riscaldare l'ambiente, certo. E dicevo, questo borgo antico che poi ha avuto un, un certo stravolgimento dopo il terremoto per eh, eh, diciamo un, un recupero non proprio eh, eh, filologicamente corretto. E noi, assieme all'amministrazione comunale, ci siamo dati questa mission: cioè rivitalizzarlo, portare là dietro quante più attività possibile e soprattutto mettere in mostra quella che è la perla del centro storico, cioè il Palazzo Comitale, che si ergeva sul punto più alto di Altavilla e quindi dominava tutta la valle. Noi in questi anni. Abbiamo dato vita a numerose manifestazioni in quella zona. Quella Principe si lega al Palio dell'Anguria e si chiama Le Vie della Regina perché fa riferimento allo stesso evento storico, tradizionale, diciamo legato al periodo medievale, fine 300, inizio 400, con il feudatario Andrea De Capua e la regina ripudiata Costanza d'Altavilla. Costanza di Chiaromonte, chiedo scusa. Perfetto, Emiliano, hai qualche. facciamo una cosa, Alberi, spostiamoci un po' più là, ti spiego perché. No, no, più là, più là, più là, perché sia io che te ci abbronziamo, se non... no, ma noi in testa soprattutto... È vero. A no? te. Tante attività, tante manifestazioni, ma anche una cospicua partecipazione di giovani. Ecco, questo è quello che ci sta a cuore a me, a Pietro e a Antonella Sardone, che è la presidente dell'Antico Borgo e a tutti gli amici Pio Severino che danno vita a queste attività eh, ricreativo, turistiche, eh, ma soprattutto, eh, soprattutto di valorizzazione del territorio. Perché, come vedi, come dicevo prima, noi buona parte del nostro percorso di vita l'abbiamo fatto e il paese, la comunità è soprattutto di quelli che stanno adesso mettendosi in gioco quindi i giovani sono la parte fondamentale noi io spero di poter dare il mio apporto fino a che avrò forza ma puntiamo tanto sul poter trasmettere l'oro e lasciare un patrimonio di attività valide certo. Perfetto, noi abbiamo, ah. un altro, prego, abbiamo un altro ospite che arriva a Raffica qui ad Altavilla Antonetta Tartaglia che eh, ci parlerà del di un elemento principe qui ad Altavilla, lo zolfo, giusto? Sì. Altavilla è conosciuta soprattutto come paese dello zolfo e delle miniere, però abbiamo anche tante altre miniere, quelle antropologiche di proverbi, detti, usanze, Siamo eccetera, lì. e quella storica proprio che è interessantissima. Comunque, limitiamoci alle miniere di zolfo. Era il 1863 o 66, secondo alcuni, le fonti divergono, quando dei pastorelli in una località a bosco della palata videro che delle pietre si accendevano e non dispegnevano. Però già prima loro portavano le pecore per guarirle dalla scabbia. Secondo la leggenda si trovò a passare Don Ferdinando Capone, il papà di Federico Capone, che capì l'importanza e quindi pensò soprattutto a come sviluppare i giacimenti, però aveva bisogno di competenze tecniche e quindi chiamò ingegneri chimici che venivano soprattutto dal nord Italia. Chi tecnicamente progettò le miniere di zolfo fu Zambari che aveva progettato l'acquedotto del Selle. Incominciarono a lavorare i primi minatori con strumenti rudimentali. Un vecchio minatore intervistato mi ha detto che addirittura col cufaniello, cioè col cesto, portavano lo zolfo. Furono scavate le varie gallerie. Capone è un personaggio molto interessante perché è stato amico di Garibaldi, ha combattuto con lui a Mentano. Secondo alcuni, una figlia illegittima, Fiorin, sarebbe stata. Era ad Altavilla ed è sepolta ad Altavilla. Garibaldi mandava a chiedere lo zolfo perché Apra era proprio alle miniere di Altavilla, ma di questo già è già stato pubblicato molto. A me interessano soprattutto le storie degli umili minatori, vedere come la miniera si è evoluta. E naturalmente... Raccontiamone qualcuno, signor. Come? Raccontiamo qualcuna di queste storie. Eh, una di queste mm, eh, storie è quella delle morti in miniera. Cioè, Altavilla ha pagato un grande contributo di morte in miniera. Qualcun... Questa intervista l'ho raccolta in Australia da Pellegrino Marrone, il figlio del primo emigrato in Australia. Egli ha detto che scavando era in miniera a un certo momento è crollata la montagna. Lui diceva se scavazzava a montagna e. Il quarantiello fu sommerso dallo zolfo. Loro hanno estratto il corpo, l'hanno adagiato su una tavola, con la spolla l'hanno pulita e poi col carrello l'hanno portato sopra. Ma altre epopeie ci sono ancora. Un minatore, fra i tanti, si attivò. Manto mi ha detto che le gallerie erano invase da tope. Quando appendevano la colazione non trovavano più niente. Alla fine lui decise di adottare proprio un. Un topo che chiamava Pippagnello. Quindi, quando alle 10 si presentava da lui e mangiavano insieme la colazione. Mi fa pensare un po' al libro Uomini e Topo. Poi c'era un'asina, questo lo troviamo anche in Verga a proposito delle miniere, che portava i carrelli di zolfo. Una volta è morta. Divorato proprio dai topi. Poi naturalmente la miniera segue l'evoluzione della meccanizzazione: prima c'erano i cavalli, i suciari, successivamente ci sono gli organi elettrici. Uno degli ultimi ragazzi scesi a lavorare in miniera ha raccontato, lavoravano nudi, eh? E la prima cosa che dicevano gli anziani e i ragazzi eh, spogliatevi e poi levatevi le scarpe perché c'era la fangotta quindi dove rendere dure i piedi altrimenti poi si ferivano si squarciavano e i soprannomi soprattutto cioè fra tanta tristezza la gioia dei soprannomi. Molti soprannomi ad Altavilla sono nati in miniera. Eh, per esempio un ragazzino non riusciva a spingere la carriola, disse uno, perché non spinge? Disse, cioè chiuda fenino Taccariello sotto, c'è cioè un piccolo pezzo di legno. Da loro fu chiamato Taccariello. Un altro era un poeta, aveva fatto il liceo classico e quindi stava in miniera. E un operaio si mise un cappello molto largo e lui disse: Mi sembra il re di bronzo. Da allora fu chiamato il re di bronzo. Signora, cosa ha lasciato questa storia all'Alta Villa all di oggi? La storia in Dan la miniera è stata una comunità, rappresentava la comunità e le persone erano molto preoccupate. Quando una solidarietà enorme. Quando, quando c'è stato il famoso sciopero del 1955 tutte le donne sono andate in miniera, quindi è stato un momento di emancipazione femminile molto forte. Perché quando c'è stata la carica della polizia e un camion voleva entrare per caricare lo zolfo, loro si sono adagiate proprio davanti al camion per non far caricare lo zolfo. In un primo momento le donne erano arrivate alle conquiste per difendere i loro uomini, poi autonomamente hanno acquisito una coscienza di classe. Quindi, sia per Altavilla sia per TUF c'è stata una coscienza di emancipazione, di autonomia che dipende proprio dalle miniere. Poi non dimentichiamo che loro lavoravano in miniere, le molinare che poi sono le protagoniste della, della storia. Loro non potevano lavorare nel sottosuolo perché non si potevano spogliare nude. Caricavano lo zolfo che poi veniva portato sui treni merci della ferrovia. È importante che la ferrovia. Uh, ad Altavilla è nato, è, a Tufo, è nato soprattutto per essere di servizio alle miniere. Prima la, miniere, la ferrovia doveva passare in un altro settore. Capone, che allora era parlamentare, insieme a Carlo Del Balzi, insieme a Francesco De Sandis, insieme a Giustino Fortunato, insieme a pa eh, quale Stanislao Mancini hanno fatto una grande lotta per ottenere la ferrovia alle miniere. Tant'è vero che il ponte che sta vicino. Mh, alle miniere si chiama Ponte Mancini proprio in onore di Pasquale Mancini. È interessante una storia raccontata da una donna. Loro mm, cantavano mentre caricavano lo zolfo, però il capo stazione non sentiva il treno. Diceva col sorvegliante: Fate stare zitte queste donne perché non capisco niente. Allora le donne tacevano, poi lui suonava il fischietto e diceva: Potete cantare, perfetto. ok. Grazie, Antonio. Ringraziamo la. Allora, ci rivolgiamo ai nostri telespettatori, soprattutto alle donne, alle casalinghe. Prendete carta e penne e iniziate a segnare. Due sassicce di maiale, tre piedi di maiale, cotenna di maiale, un orecchio di maiale, un mezzo di cavolo, un mazzo di cavolo, scusate, tre costine di maiale. Poi vi diciamo che cos'è e come si prepara. Si tratta di un maiale, pubblicità. <ride> Al mio fianco c'è uno degli abiti stupendi del palio dell'anguria. Eccolo qua. Ma io non Non mi lascia mai da sola un minuto. Ma perché? Dimmi... C'è una bella ragazza. Eh, hai visto che bella ragazza? Ebbene, non ci... Però sono stata cattiva, l'ho messa di spalle. No. Vabbè, adesso la facciamo no. vedere. Dai. Vedi, io volevo far vedere il lavoro tutto. di tu questo la mantello. Guarda che è stupendo. Hai visto Michele? Sì, sì, sì. Ah? Non mi prendere in giro. No, Sono sì, esperta sì. di mantelli, di abiti d'epoca. Sei esperta addirittura. Eh certo. Tu lo sai, io indosso sì, qualche no. abito, eh, Sì, ma ogni ho indossato giorno. Ho adesso non indosso più, puoi girarti, così facciamo vedere che sei proprio bellissima. E questo dovrebbe eh, essere. ma cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Dovrebbe Perfetto. essere l'abito, vediamo se qualcuno mi corregge o meno, di Costanza della Regina. In un anno Vedi che abito. Un attimo, mm. che vado da sì, sì. Pietro Rosato, il presidente della Prologo, ospite spesso e volentieri anche nei nostri studi con questi stupendi abiti. Sì. Pietro, ti diamo del tu chiaramente. Sì. Come va? Discretamente bene. Oggi, poi, è una bella giornata di sole, quindi incoraggia a stare bene. E niente, sentivo prima della, eh, che mi chiedevano, mi chiedevano di quel costume e eh, se l'avete inquadrato da dietro, avete anche. Sì potuto vedere che eh, dietro alle spalle c'è lo stemma di Altavilla, i tre colli le, e le nocciole. Ti giri di nuovo, lo facciamo, inquadriamo, fai da assistente, sì. almeno da assistente, fai. Bene, io ho passato un guaio con queste, io ho passato un guaio. Eccolo, vedi? Perché vedi? Altavilla appunto è su tre colli, Foresta, Ripa e Turone, e, e poi rappresenta anche delle nocciole che sono un prodotto tipico di Altavilla Irpina. Questo, questo vestito è di un palio di molti anni fa e, ed era della regina che a suo tempo fu una vostra collega, mi pare, sì, Melania Battista, non so se ricordate, indossava quel costume. Ci sono state anche molte attrici importanti che hanno sì. partecipato al Palio dell'Anguria qui ad Altavilla. Diciamo che la più importante forse è Serena Autieri. Esatto che nell'anno 2000 indossò i costumi di Costanza di Chiaromonte e in quella data il sindaco attuale di Altavilla impersonava Andrea De Capua. Eh, un attimo. Dov'è il, il sindaco? Non c'è il sindaco. Se si è un attimo assentata, eh, eh. questa è bella, la capiremo più tardi <ride> sì. con il sindaco per i saluti finali. Certo. Vai Pietro. E quindi eh, ma oltre a, a Serena Utieri che nell'anno 2000 appunto, ha fatto... C'è stata anche Barbara Di Palma che eh, voi conoscete, insomma, sa sempre alla vita in diretta ed è stata Vice Miss Italia. Poi abbiamo avuto ospite però sul palco Antonella Elia. Insomma, abbiamo avuto tanti. Io proporrei però, uh, Presidente. Perché ridi? Il no, 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 il Cotechino il lo mangio io. Io proporrei. Una bellezza rara delle televisioni irpine e sì. campane, una bellezza sincera, una bellezza... Un mediterranea. Mediterranea. Emiliano Abolino. Allora, volevo fare una battuta, me l'ha bruciata, ho dovuto fare la controbattuta. Vedi, io già sapevo che avresti detto altro nome. No, possiamo prendere anche un impegno solenne, ufficiale. Prenderemo in considerazione questa, questa proposta. Vi dobbiamo dare qualcosa per... eh. No, perché capisco che è un eh, sacrificio, perché non è... Pure Michele! No. Assolutamente, Vabbè. assolutamente. Poi però, pure, insomma, lui pure potrebbe sì. fare Andrea De Capo. Il eh. cavallo posso fare? No, no, eh, no, no. noi qui eh, abbiamo, se, se abbiamo a che fare grosso, a livello di equini, soprattutto con gli asini, quindi i cavalli poco. Grazie, sei gentilissimo. No, voglio dire, non... Centri... No, io vedo la... Ride, la... Ok. Sì, ti puoi girare, però, se no sennò davvero... Non sarebbe... Allora, raccontaci un poco, però, um, come è nato, com è nato il Palio, soprattutto i momenti salienti, i momenti organizzativi. Beh. Il microfono è tu Beh, il Palio si rifà a un antico episodio storico che vide protagonisti Andrea De Capua, conte di Altavilla, e Costanza di Chiaromonte, già regina di Napoli, ripudiata dal re Ladislao Dancio Durazzo, è data in sposa in seconde nozze appunto, al conte di Altavilla, Andrea De Capo. E Costanza insieme ad Andrea è venuta ad Altavilla in una mattinata di primavera sul finire del 1300 e tutti i contradaioli a dorso d'asino sono corsi per portare omaggi alla regina. Insomma, si è sfruttato questo fatto dei contradaioli che a dorso d'asino portavano questi doni alla regina per proporre un pario che in epoca moderna è iniziato nel 1979 per volontà e impegno di un gruppo di amici dell'allora emittente radiofonica Radio Studio 6, con me c'era il buon Mario Villani... Alberico Vassallo, eh, Francesco Caruso, insomma e tante, altre, tante altre persone che alla fine gira e rigira il paese è questo, insomma le persone che si avvicendano nelle varie associazioni sono sempre, sempre le stesse. Chi ha voglia di fare? Praticamente. Chiaro, chi ha voglia di fare? Di portare avanti eh, quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre caratteristiche, la nostra tradizione, la nostra storia, insomma attraverso. Pietro, scusami se ti disturbo, sì. quanti figuranti. Eh, è composto il palio dell'Anguria, eh, i preparativi ovviamente sono intensi e anche certo. lunghi. Sì, insomma, ormai noi abbiamo avuto, come dire, tanta esperienza abbiamo, per cui i preparativi che una volta impegnavano quasi mesi, adesso insomma, sono un po' meno, meno lunghi perché abbiamo acquisito questa esperienza che ci porta ad andare avanti in maniera un poco più celere e sbrigativa. Certo che però insomma, almeno dieci giorni prima si inizia con la prova costume, con eh, tutte le cose che servono per eh, far capire alle persone come devono sfilare, il comportamento dei figuranti durante la sfilata, come devono camminare e tutte queste cose insomma, che, che noi eh, vogliamo proporre una rievocazione storica, quindi cerchiamo di essere quanto più fedeli a quella che era l'epoca del 1400, certo. inizio 1400, insomma, quando Costanza di Caromonte è venuta ad Altavilla Irpina. E quindi eh, anche i costumi che eh, ricalcano un poco quella che era, chiaro che sono uh, un poco più improntati verso il Rinascimento, perché eh, per un fatto proprio di estetica, di, di, di impatto, visivo perché insomma c'è un poco più di sparsosità, e i costumi cominciano a essere un poco più ricchi e più e il palio si svolge eh, come al solito, insomma, ormai da eh, tanti anni tradizionalmente quest'anno avremo la 41esima edizione. L'anno scorso per il quarantennale abbiamo avuto eh, come regina la Miss Irpinia dell'anno precedente, Auriana Capuano di Montoro e a impersonare Andrea De Capo c'era cioè Rino Genovese, noto vostro collega del, della RAI. E quindi insomma è stata una bella cosa. Quest'anno avremo la 41esima edizione che si preannuncia come al ricca con tanti figuranti, insomma penso che tra i vari figuranti del palio, eh, gli ospiti vari che arrivano tra sbandieratori, cavalieri a cavallo insomma e roba varia arriveremo sempre attorno ai 200-250 figuranti che attraverso il corso Garibaldi sfileranno anche se negli ultimi anni questo corteo diciamo come impatto d'immagine e tutto ha risentito un poco della legge che porta il nome di una persona l'ordinanza ministeriale Martini che ha preteso che per far correre gli asini ci deve essere un percorso di sabbia e Quindi praticamente ah, i costumi certo. vanno un poco a risentire, insomma il corso stesso viene tra, tra transenne, sabbia e altro, non offre un buon colpo d'occhio come lo offriva una volta per questi costumi. Però insomma noi andiamo avanti lo stesso. Comunque, minimo 250 figuranti sono presenti. Figuranti presenti, presenti e noi, a è noi piace dire che questo è l'evento storico dell'Irpinia perché ci sentiamo di essere stati i primi a proporre questa cosa in provincia di Avellino e forse anche in Campania, questa manifestazione ha carattere storico-culturale e quindi il sindaco è arrivato, Andrea, Andrea De Capo, del, De Capo. Del eh, abbiamo okay, scoperto questa Ok, mentre tu cosa? recuperi il sindaco sì. e appena poi recuperiamo anche il programma di Venticano per la fiera che dobbiamo dare okay, ai nostri perfetto. amici, io vado. Abbiamo saputo che anche per il palio tutti i vestiti, sì. bello, sta... ah. è stata una bella esperienza nel 2000 abbiamo partecipato come figuranti e diciamo all'epoca Serena Otieri non aveva avuto il successo che poi ha avuto successivamente quindi il pario le ha portato bene, sì, le sì, sì. ha portato sindaco, bene, sindaco vicino a Serena Otieri come si sta? <ride> Ma, insomma, Vediamo dei sorrisi diffusi. Eh. Eh, si sta bene, si, si sta, sta bene. bene no. Si sta bene. Diciamo che lei era molto emozionata, ricordo questo. Ah, lei era emozionata. Perché <ride> c'erano perché delle ali di folla veramente che la... Mettevano in difficoltà perché lei lo diceva: dicevano, non ho mai partecipato a eventi così eh, con una partecipazione così forte. Ed il Palio d'Alta è un evento che attira molte visitatori. Eh beh, porta bene, se Riena Autieri, grande attrice, comunque il sindaco è diventato sindaco, quindi comunque <ride> porta bene. Michele, porta. Eh, tu sì, sì, giri, io sì, vado sì, a recuperare. La Ma prima, certo. la prima volta che le donne mi dicono il nome direttamente senza che devo insistere, ok? No, allora no. siamo con. Se ti sistemi qua così, sei figuranti, sei bellissime ragazze, il tuo nome? Anna Maria. Anna Maria, velocemente, che si prova a uh, partecipare al palio? Eh beh, è molto emozionante. Ok, siamo con Annita. Non dire molto emozionante perché ormai è bruciata. Dai, come, come vivete l'organizzazione, la partecipazione? Vabbè, io penso che, comunque al di là appunto del, del palio, cioè, comunque tutto ciò che c'è dietro, la, le amicizie, che comunque si vanno a creare, è comunque molto, molto bello perché comunque le persone che, che conosci magari continua a frequentarle. E, e ti ritrovi gli anni successivi a fare anche altre cose. È anche un momento sociale, l'organizzazione, la, la preparazione. Con, siamo con Alessia. Alessia, quanto ci metti per prepararti? Beh, diciamo ormai sono una decina di anni che partecipo al, al Palio dell'Anguria, sia come figurante, da un due anni insomma do anche una mano a vestire magari le bambine, anche i più grandi, insomma dipende anche dal vestito, ma non molto, insomma, un dieci minuti di e un quarto d'ora. Oh, <ride> ok, ba uh, no, Balù non è Balù okay. <ride> Sara. Io partecipo al Palio sin da quando ero proprio piccola, piccola, piccola e per me è sempre ogni anno un'emozione diversa, più bella, mi arricchisco sempre di più. Quanti giorni è proprio l'impegno totale, che uno si. un'immersione totale nel, nel Palio? Diciamo che si parla del Palio un anno, in tutto l'anno, si parla del Palio prossimo già al Palio che c'è. Però l'impegno un mese, due mesi. Perfetto. Tu invece? Benedetta. Benedetta, da cosa sei vestita Benedetta? Eh, da una principessa, no, una dama credo. Una, una dama, ok. Le tue emozioni? Eh, ovviamente partecipare al palio è sempre, emozione è la parola giusta, perché vestire abiti d'epoca è ti arricchisce, ti, ti fa sentire più importante e ovviamente è un vanto per il paese avere una manifestazione del genere. Perfetto, invece l'abito di Costanza è indossato da. Maria Assunta. Maria Assunta, guardiamolo alla telecamera, anche perché guardarmi è meglio che guardi la telecamera. Maria Assunta, tu invece che ci dici le tue emozioni, i tuoi ricordi, qualche ricordo particolare? Vabbè, io sono molto d'accordo con le ragazze, perché comunque ogni anno è proprio vero che siamo in emozione diversa e mm, bisogna provare per capirlo. Non, non, non è Quindi, molto semplice. Vi chiedo, vi chiedo no? una, una cortesia, cercate di inserire <ride> quello ci proviamo. Certo. La porto io, eh? Va bene, vi aspettiamo. Ok, perfetto, vedi? Allora, Poi dici che non che faccio niente vedi. per te. Io ho recuperato il mio cellulare, quindi in chiusura ce l'abbiamo, ok? Abbiamo Perfetto, tutte le, ok. Adesso, arrivato a questo allora, punto, io... arrivederci a tutti. Michele, e io devo, ok, no. Michele? Michele, facciamo i seri. Serissimo, secondo te, dimmi quegli ingredienti che io ho dato alle nostre telespettatrici, no? Sono qua, eh, no? Ho capito che stanno là, eh. E poi? Ma siamo soli qua, ci ha abbandonato Alberico Passato. No, no, qua, no qua, viene qua. qua, viene qua Alberico, non ti preoccupare. Eh, vabbè. È eh, la mia stavaretata, tutto ciò che... Cose che capitano nella vita. È vero? Mamma, questa alberico parte voleva, qua della trasmissione non ti piace? No, io non, non, non tanto mi sento bene. Vabbè. Mi fermo un attimo. Alberico, poi scopri, fra qualche istante perché si allontana. Quando arriviamo a questo momento lui si allontana. Però poi vedi. Allora, abbiamo letto gli ingredienti della ricetta che ha dato Pina Villani. Esatto, Giuseppina Villani che era qui per andata via, secondo me. un attimo, sì. <ride> che è un poco diciamo la, che la è una dei prodotti dei, la Massaia, dei ricerche, la non? Massaia, sì, Altavillese, in persona la Massaia Altavillese. E che ci ha fatto vedere anche, pubblicata su questa guida di Repubblica... Esatto, sì, le guide, le ricette le guide, di Casa Campania. Sì, ci ha fatto vedere un po' questa ricetta della tradizione altavillese e irpina in generale, la cosiddetta minestra maritata. Alberi, scusami se ti interrompo. Hai visto perché è arrivati al banchetto... Lui... E la carne è debole, la carne è debole. È, debole. Oh, è sì. ottima, non è debole. È ottima, era buona, sì. Mm. Ah beh, continuiamo, possiamo... va? Allora eh, dicevo questa ricetta tradizionale altavillese ed irpina in genere, che vede questo alimento povero, le verdure, ma maritate, come dice il termine, con la roba più proteica, più grassa che ci sta, che è, è la parte, diciamo. Povera del, del maiale, cioè l'orecchio, il muso, la pancetta e il cotechino. Tutto questo messo a cuocere per tre ore, come dice anche Pina nel, nel, nel lancio del, della sua ricetta, e che dà poi un risultato eccezionale perché la verdura insaporita di queste di queste prelibatezze, di questa eh, roba di maiale, di questo strutto, diventa tutt'altro, cioè eh, la verdura diventa mm. un complemento. Ecco. Accompagnato poi, Accompagnato poi esatto. da quello che diciamo noi la, qui la chiamiamo in dialetto pizza ah, cioè pizzaciona. cioè bionda. bionda. Mm. Che Pina ci ha fatto vedere nella sua versione più tradizionale, cioè quella a cottura sul, sul, sui carboni. Perché l'alternativa potrebbe essere la monoporzione, come dicevamo prima con Lello, eh, oh, wow. lo, lo scagnozzo, che, che invece va fritto. Questo invece viene cotto, è farina di mais, con acqua Buona. cotto sul, 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 a legna, ecco, sul fuoco a legna. Poi abbiamo un'altra ricetta tradizionale, ah. la pasta e fagioli con le cotiche, altro, oh. altro, altro eh, elemento tipico della zona, anche perché elemento povero sicuramente il fagiolo, ma noi abbiamo riscoperto assieme al sindaco eh, il, un fagiolo altavillese, il fagiolo normanno che adesso è in via di tipizzazione presso l'Università dell'Umbria è comunque un fagiolo andino mm -hmm. quindi di provenienza eh, sudamericano ma eh, con caratteristiche peculiari che ripeto eh, il fagiolo è stato ritrovato nelle sepolture che prima si facevano sotto la Chiesa perché prima dell'editto di Saint Saint-Cloud mm -hmm. le sepolture avvenivano sotto la Chiesa di personaggi anche diciamo abbastanza facoltosi eh, perché e poi sono state ritrovate a seguito dell'evento sismico dell'80 queste sepolture e è, è, è stato recuperato parte dei tessuti che, che eh, costituivano le sepolture e adesso sono esposte nel museo della gente senza, senza storia allora dicevamo il fagiolo altavillese quindi normanno coniugato con la pasta e con le cotiche il fagiolo è cosiddetto è, è sono le proteine dei poveri quindi davano, davano energia per tutta la giornata, coniugata con il carboidrato, davano energia per tutta la giornata e consentivano alla, alla nostra cultura contadina di poter avere energie per zappare e per mandare avanti l'organismo umano per tutta la giornata. Poi un altro piatto tipico: sì, possiamo sì. dire di Altavilla Un altro piatto tipico è il fusillo, eh. anche questo Però un una... attimo, eh. se permettete. Stai parlando Alberì, parli, vogliamo accompagnare con un assaggio in diretta. Eh, ma vedi che io sono già dotato dell'airbag. No, 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 assaggio io, non ti ah. preoccupare. <ride> non ci sono problemi, ah. non assaggio tu. Eh, eh, se no, diciamo, diciamo. Eh. Eh, eh, certo. Dobbiamo vedere se è vera questa cosa. Eh, certo. Allora, dicevo, anche il fusillo ha una peculiarità, perché noi lo eh, produciamo oltre che a mano col ferretto, ma lo condiamo con il fianchetto cioè il ragù con cui, ah, viene, con condi con cui viene condito il fusillo è eh, prodotto con questa carne di eh, vitello che è questa parte della pancia che viene eh, tagliata, viene fatta un buco dentro e viene riempita con uovo eh, eh, prezzemolo, eh, pinoli, eh, uva passa e quant'altro poi messa a friggere e alla fine eh, quindi insaporisce il, il, il Emiliano è è qualcosa di il spettacolare. Sugo. Poi vediamo ancora. Ti credo, ti credo. Esposto qua un'altra delizia peperone. Eh. il peperone imbottonato. Scusate un attimo, non ti... ecco. eh, sono Anche questo che, eh, no, no, che vedete alberico, con calma. Sì. Eh. Se no non ti credo, non si... se non do io l'ok, okay, eh, puoi capito. parlare a vuoto, parli eh, a vuoto. Io devo dare l'ok okay e Allora, sì. assaggia e poi eh, vediamo. Okay. vediamo un po'. Lui è l'uomo della certificazione di qualità, non ci fa caso. Eh. Eh. Allora, dicevamo, eh, eh. anche questo nella sua versione classica, quindi solo con pane impastato senza uovo, con eh, capperi e olive, nient'altro. E poi eh, andiamo eh, cioè. su, su un altro. C'è anche qualche ricetta, eh? Sì, sì, sì. Sì. Ah ok, io pure le faccio via. Sì. Ho assaggiato video. con Quindi serietà. Eh, sì. Perfetto, ok. Andiamo, andiamo. Chiudiamo, eh, chiudiamo, eh, una, questa, chiudiamo questa rassegna ecco, con eh, vai, vai. Eh, diciamo, uno dei piatti principe che della tavola di Gianluca Cavaliere, vieni, lo salutiamo Gianluca per la sua eh. grande professionalità. Eh. Ci siamo Gianluca, wow, wow wow! Allora, carne, peperoni e patate. Okay. Diciamo il piatto principe dell'inverno altavillese ed Irpino. Non mi devo dilungare perché credo che tutti conoscano questo piatto. Non c'è bisogno che, guardate il mio viso. Vi faccio vedere solamente in ultimo. Si sta ricreando! Vi Guarda. faccio vedere solamente in il ultimo pane. il pane altavillese, la scanata cosiddetto. Cioè... Di quanti chili è? E questa rasa sarà a meno 3 chili. Sì. Uh, uh, scanata che appunto significa spianata perché. Il pane doveva, prodotto ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, doveva conservarsi. Quindi, siccome quello che va più facilmente a male è la mollica, allora, spianandola c'era più crosta, meno mollica. Quindi, il pane si conservava molto più a lungo. E, eh, e caratteri caratteristiche dei forni altavillesi. Conosciuto. Perfetto. Il tutto che abbiamo visto viene innaff innaffia. innaffiato, innaffiato dagli ottimi vini Doc DOCG che vengono prodotti in terra di Altavilla. Princi greco di Tufo. Principe il greco di Tufo, ma anche l'aglianico e il fiano. Noi abbiamo due belle cantine molto accreditate, Petilia e Contea, di cui vi facciamo vedere. Oggi qualche bottiglia e infine eh, degusteremo un poco di fiano spumantizzato, non è prodotto in terra di Alta Villa, ma comunque il pino. Perfetto, grazie Alberico. Siamo con gli amici della Misericordia. I nomi? Virgilio Pellegrino. L'importanza dell'associazione eh, all'interno del territorio? Beh, diciamo che eh, la Misericordia è un'associazione eh, un che si occupa principalmente del soccorso sanitario, della, uh, dei disabili e delle persone più svantaggiate. In questo territorio che è paesi limitrofi, che la eh, la maggior parte della popolazione, gode eh, di persone che eh, sono per lo più anziani, c'è un forte bisogno eh, di un'associazione che si occupi anche di loro. Non solo, anche dalla parte sanitaria. Eh, eh, noi attualmente contiamo di un circa 30-35 volontari, ben addestrati anche dal nostro medico che è il dottor Vassallo, eh, oltre ad essere. Eh un componente e anche un componente della misericordia come altre persone purtroppo il paese è piccolo giustamente mh, cerchiamo di fare quando più è possibile di stare più vicino alle persone perfetto grazie mille grazie. Michele ringraziamo oltre a Giuseppina Villani, Giuseppina Villani ringraziamo Sergio Luongo che ci ha Offerto i fusilli e il peperone bottonato. Eh, ringraziamo la signora Anna Maria Coviello eh, che ci ha prodotto il, la pasta e fagioli con le codiche e ringraziamo Angelo eh, eh, Zuppa che ci ha prodotto la, 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 la carne, peperoni e, e patate. Infine, la, il pane è di profumo del grano di eh, Fausto Baldassarre. Perfetto. Grazie a loro per la collaborazione. Grazie a Grazie voi, a siamo quasi in uh, conclusione. Sì, uh, eh, siamo pronti? Sì, aspetta, però c'è il sole, io non riesco vabbè, ad aprire. Le tatte c'è. Allora, allora ricordiamo, eh, certo. ricordiamo, innanzitutto ricordiamo che Mancano 5 minuti alla fine della diretta. Ricordiamo questa cosa perché ce l'hanno appena segnalata. Oh, va bene. Poi ricordiamo ai nostri amici telespettatori che il Lycos in Tour per le prossime settimane andrà in onda di domenica. Domenica mattina, domenica prossima saremo a... Dimmi Alberino, mi vuoi dire qualcosa? No, vi volevo dire semplicemente invitare tutti i telespettatori. Ancora, di, di prima... ancora non siamo alla fine. Ah, Questo ecco. lo facciamo mi alla vi fine, vi Alberino. Sì, mentre voi aprite la bottiglia di spumante. E poi. E... Domenica prossima. Ci saremo... separiamo, eh! Perché? La prossima settimana? Eh sì, per due settimane. Domenica prossima e saremo. Viva. Sì! Fallo di nuovo, fallo di nuovo. Fallo... Evviva! Niente costanze, eh. vi dico quello che ho detto. <ride> Saremo a Venticano per raccontarvi le ultime ore della fiera di Venticano e poi domenica 5 maggio saremo a Calitri per raccontarvi le ultime ore della fiera di eh, Calitri. Ma la nostra presenza nelle due campioni... <ride> porta bene! Ab abbiamo anticipato. Eh, abbiamo anticipato. Il tappo è eh, qua mi preoccupa. Ha preso me il tappo, è quello Ma che nonna, inizia. No, no, mi preoccupa. Mi preoccupa, no, pre ha preso me, ti ripeto. Eh, oppure matrimonio. È Deve... quello il problema. Allora, quindi ehm, sì. iniziamo nelle due fiere, inizieremo mercoledì. Allora sì, iniziamo mercoledì Venticano. 24 aprile dalle ore 10 in diretta per l'inaugurazione. Proseguiremo poi il 25 aprile dalle 18 alle 20 con chiacchiere e caffè show. Proseguiamo il, giorno, il terzo giorno di fiera, cioè il 26 aprile dalle 18 alle 20, con Gnam e tutto a posto show. Poi proseguiremo il 27 aprile dalle 18 alle 20 con Il bello delle donne show. Andiamo avanti con like in Tour show, domenica 28 aprile dalle 11 alle 13. E questo è per quanto riguarda la settimana prossima. Invece... Mentre. li voglio far leggere a te. Ok, oh, voglio farti sì, complice. Okay. Saremo, saremo mm. il primo maggio, inaugurazione alle 10.30 del mattino. Dobbiamo sbrigarci, lo abbiamo okay. capito. E poi vai, il, vai. Uh, alle 21.30 ride dalla Fiera di Calitri per parlare del lavoro in una zona difficile come l'Alta Irpinia. E poi abbiamo Irpinia Country il 2, giovedì, maggio, giovedì, 2 maggio dalle, dalle 18, 18 alle 20. 20. Poi, poi abbiamo Irpinia Wild Music il 3 maggio. Maggio dalle 18 alle 20. Poi ancora. proseguiamo e siamo di nuovo insieme siamo in... con Irpinia Irpinia Natura. Natura 4 maggio dalle 18 alle 20 e chiudiamo questa lunghissima maratona delle, nostre, delle Fiere Irpine con l'Aicos Altirpigna, domenica 5 maggio dalle 11 alle 13. Se Beh. il sindaco ci Mario, raggiunge, anche noi siamo pronti per. anche il parroco, tutti coloro che sono stati. sì, qui, sì, sì, sì. In tutti. venite, venite. venite. A te, grazie. sono gentile. Siamo pronti? Don, sabato sabato. Eh. Cioè, facciamo gli auguri per Pasqua. Sì. Va bene, va bene. Siamo uh, alle nostre spalle queste bellissime ragazze che ringraziamo. Ringraziamo um, i presidenti delle varie associazioni, i, le persone che ci hanno raggiunto. Signora dobbiamo un attimo spostarci, grazie, perché sennò non chiudiamo. Um, Imballiamo. Ris risalutiamo il parroco d'olivio sì, che... il sindaco mario, mario Valli lo lascio a te un attimo per un saluto finale mario conclusa questa giornata nuova tappa di laicos in tour qui ad altavilla c'è stato qualche tempo fa Enzo, oggi noi per portare sempre avanti le tradizioni far conoscere questo territorio grazie a voi per il lavoro che fate è veramente altavilla ehm vi è grata per questa attenzione che avete mostrato al nostro territorio siamo in conclusione, sì. abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di enogastronomia abbiamo parlato delle bellezze culturali di questo uh, comune, di questa perla d'Irpinia che trasuda di storia tradizione e cultura io vi dico che anche per quest'oggi è finito l'Aicos in Tour Dimmi venite ad Altavilla c'è la comunità che vi aspetta c'è una comunità ansiosa di poter accogliere chi volesse venire a soggiornare ad Altavilla, chi volesse venire a godere delle delizie di questo paese. Vi aspettiamo. Grazie. Perfetto, noi eh, pensiamo ad un'assunzione futura, quella di Alberico che mi ha toccato 14 volte per farmi capire come assistente Laicos, sei stato un grande, ti ringrazio ringrazio per la partecipazione in eh, generale e eh, niente. Amici di Prima TV, amici di Telenostra, che quella di domani sia una Pasqua fatta di amore in famiglia, di pace e di solidarietà, come ha detto Don Livio, per tutta l'Irpinia, ma per la campagna e l'Italia in generale. Grazie allora come salutiamo? Come sempre, evviva Altavilla Evviva l'Irpinia, Buon buona a tutti. Pasqua A posto, grazie a tutti Questo programma è offerto da...